Buonasera a tutti gli appassionati, benvenuti alla puntata quotidiana del podcast. Ricordo che il podcast probabilmente non sarà più quotidiano a partire dalla settimana prossima. In ogni caso vi farò un calendario preciso proprio per mantenere gli impegni e per favorire l'ascolto degli appassionati. Oggi puntata monotematica, dopo le gioie che abbiamo avuto a Modena, torniamo a dedicarci ad argomenti del nostro hobby, della nostra disciplina, e ho voluto dedicare la puntata di oggi alla rivista Parabellum, condotta da Pier Gennaro Federico, giunta al numero 5. Ricordo che non abbiamo, per quanto riguarda il nostro hobby, una rivista che ci rappresenti, o meglio, forse non ce l'avevamo, perché Parabellum al momento è l'unica rivista italiana specializzata nel wargame e in articoli dedicati al wargame. Quindi, come dicevo, abbiamo la nostra rivista. E spesso e volentieri noi abbiamo una sorta di atteggiamento critico nei confronti di ciao Marco, benvenuto in studio. Abbiamo un atteggiamento critico nei confronti della rivista Io Gioco, ma ho già avuto modo di dire che la rivista Io Gioco è più generalista. La ringrazieremo sempre perché ci ha dedicato molti articoli, fra cui ricordo gli ultimi articoli negli ultimi numeri scritti da Riccardo Vadalà e Riccardo Masini, che ringrazio sempre, e spero che continuino a sostenerci anche da una rivista che non è chiaramente espressamente prodotta per il nostro hobby. Ma torniamo a Parabellum, una rivista appunto di cui è direttore editoriale Pier Gennaro Federico. I collaboratori, gli elenco i collaboratori di questo ultimo numero, che sono il grande Enrico Acerbi, Flavio Acquati, di cui ho letto il piacevole articolo E questa l'età dell'oro, Dario Benedetti, Andrea Brusati, Marco Ferrari, Nando Ferrari, di cui ho letto l'analisi delle varie convention che si sono tenute in Italia, il grande storico amico Alessandro Massignani. Ricordo che Alessandro Massignani è un autore con il designer Jack Green di diversi libri, fra cui il buon ultimo Hitler Strikes North. Andrea Morviducci, che nella rivista cura, diciamo, la mappa di tutte le associazioni italiane, e Javier Romero, Marco Rossi e Luca Veluttini, che dirige la Aleph Studio. Devo dire che sfogliando la rivista vedo sempre migliorare la qualità. Le prime due pagine vedono un'analisi delle novità da Counterfact, Thin Red Line Games, Compass Games, eccetera. Quindi la solita gradita carrellata di novità. C'è un articolo sulla campagna d'Africa di Alessandro Massignani relativa al gioco di African Campaign, ripubblicato dalla Compass Games. Non l'ho ancora letto attentamente, sono curioso di giocarlo, questa sorta di sistema che qualcuno ha stroncato, e francamente ascolto le critiche, ma sono curioso di provarlo in prima mano per verificare se, come dice Alessandro, il gioco sia un Africa Core più profondo ma più giocabile, oppure dare ascolto agli amici che non hanno gradito molto il sistema. Ciao Ascanio. Ascanio Ruschio, è la prima volta che partecipi al nostro podcast. Ti invito a fare domande, perché ho sempre come primo cliente Marco Mengoli, ma Marco Mengoli lo vedo un giorno sì e pure l'altro, e quindi, siccome è una bella donna, meno male che ci sono nuovi adepti. Grazie Ascanio per essere intervenuto. Il grande Diego oramai è presenza costante, ho avuto il piacere di chiacchierare con Diego a Modena, spero di rifarlo in futuro, ma meno male che
i media e i social network ci permettono di scambiare sempre i nostri pensieri, le nostre opinioni su questa disciplina, su questo wargaming. Dicevo, un articolo della Civil War secondo Balkowski, una grande serie di Dario Benedetti, avrò modo di aprire un libro di un gioco di questa serie, perché li ho giocati non a fondo negli ultimi anni, quindi dovrei andarmi anche a riguardare il regolamento, ma sono ottimi sistemi da intenditori. Ciao Roberto, benvenuto, ho avuto modo di giocare con Roberto come ogni settimana, abbiamo completato ieri la partita a Empires of the Middle Ages, un vecchio gioco della SPI che ricalca, o meglio riprende, il periodo già analizzato in United Stand. Secondo me un sistema valido, ma dopo aver giocato i Restand, probabilmente un sistema un pochino più, uso il termine, faraginoso, non è ben accetto. In ogni caso abbiamo completato la partita, uno scenario, e abbiamo deciso di metterlo da parte, in quanto ci siamo resi conto che Empire o The Middle Ages non è molto adatto al gioco online, in quanto ci si dilunga molto, oppure il turno di ogni giocatore risulta molto lungo a scapito dell'interesse degli altri. Ricordo poi il bell'articolo che ho letto prima di analizzare il gioco di Alessandro Massignani. Ciao Max Kriegspiel. Max, non ricordo il tuo cognome vero, chiamo Max Kriegspiel, poi è bellissimo nickname. Max, devo sapere il tuo cognome vero, non me lo ricordo. Comunque benvenuto in studio. Dicevo di Alessandro Massignani, che fa un articolo che introduce il gioco Army e il contenuto in Parabellum, molto completo, generico. Ciao Gaetano, benvenuto. Ho già notato la domanda che faremo a Pier Gennaro, che fra 6-7 minuti chiamerò in diretta, e a cui potete rivolgere direttamente Massimo Goteri. Grazie Max, però ti chiamo Max, che bello, poi Kriegspiel mi piace pure, però Massimo Goteri è il tuo vero nome. Grazie Max. Dicevo, bell'articolo, generico, proprio per analizzare il periodo di questo periodo che ha interessato il fronte russo di questo lungo il fronte di Stalingrado. Ricordo che probabilmente non è più in commercio, ma secondo me a livello di giocabilità e a livello di sistema, ancora adesso il miglior gioco sull'episodio di Stalingrado dell'operazione Uranus è Stalingrad Pocket della Gamers, disegnato da Dean Essig, che si basa sulla Standard Combat Series. Vi posso assicurare che la campagna è veramente divertente, permette anche lo scenario cosiddetto Wintergewitter, cioè il tentativo tedesco di sfondare, di aprire un corridoio verso Stalingrado, è stato un fallimento. Ricordo per questo argomento c'è il famoso libro Europa in fiamme di Frido von Zenger, un generale che ha combattuto in Francia sul fronte russo e in Italia, un grande secondo me, che spesso cito in quanto per me rappresenta uno dei più grandi generali tedeschi operativi della Seconda Guerra Mondiale. Dicevo comunque, Armir rappresenta una parte di quello che gli appassionati potrebbero giocare con Stalingrad Pocket, che purtroppo, ragazzi, non è più in commercio. Spero veramente che un giorno qualcuno me lo ristampi. Poi c'è Marco Ferrari che analizza la serie OCS. Dicevo di Nando, con raduni nazionale, analizza, fa una carrellata dei vari raduni nazionali. Il Carso insanguinato, uno scenario per Gorizia 1916 dell'amico Andrea Brusati, che avrò modo di intervistare in diretta a San Marino fra un mese, e Javier Romero che ci parla che ci fornisce nelle pagine finali di Parabellum delle regole opzionali per il gioco, che era contenuto nel numero 3 di Parabellum, Corpo Truppe Volontarie, che non ho avuto modo di aprire. E poi gli articoli a completamento della rivista trovano un'intervista allo stesso autore del gioco, Pier Gennaro Federico, che domina questa rivista con un gioco, l'intervista e chiaramente la cura diretta. E poi nelle ultime due pagine la sempre utile mappa delle associazioni, che ripeto è curata da Andrea Morviducci, secondo il progetto With the Gamers, che appartiene, o meglio che fa parte
dell'associazione Casus Belli. Bene, ciao Marco Campari. Marco Mengoli chiede, e lo chiederemo adesso a Pier Gennaro, l'abbonamento parte dal 5 o dal 6? E Marco aggiunge che il mio preferito è stato il secondo. Rivolgerò le tue domande direttamente a Pier Gennaro. Ciao Stanley Noia, benvenuto. Siete tanti ragazzi. Qui ho bisogno di avere uno schermo più grande perché continuate a crescere. E adesso è giunto il momento della chiamata a Pier Gennaro per sapere dalla sua viva voce diciamo, questo parto riguardo la rivista Parabellum. Pronto? Ciao Pier Gennaro, benvenuto. Ti ho già chiamato prima al cellulare, ti ho chiamato al tuo numero di casa. Sei in diretta sul podcast di Casus Belli, ma dedicato al wargaming. Ho tante domande da farti perché gli appassionati già mi hanno posto diverse domande. Ho analizzato, non so se hai sentito il podcast, ho analizzato la rivista Parabellum molto velocemente, dando una sorta di giudizio sommario sugli articoli. Dimmi di questo numero 5 di Parabellum, i problemi che hai avuto nel produrlo e poi parleremo del tuo gioco Armir incluso nella rivista. Allora, dunque, ma tendenzialmente devo dire che ormai Parabellum, essendo giunto al quinto numero, diciamo che avendo fatto esperienza da tutti i numeri precedenti, non ho avuto grossi problemi nella produzione. Ormai i collaboratori sanno come devono muoversi, ho ben presente i tempi delle tipografie, eccetera. Per fortuna non ci sono stati inconvenienti o imprevisti, anche perché il nostro obiettivo era uscire per Modena, quindi avevamo una data di scadenza fissa. Però devo dire che è filato tutto incredibilmente liscio. Per il resto, qual era la domanda successiva? Scusa. Guarda, diciamo, non hai avuto problemi. Il gioco ne parleremo fra 5 minuti. Ti voglio rivolgere qualche domanda che mi viene da qualche appassionato online. Marco Mengoli mi diceva: l'abbonamento partirà dal numero 5 o dal numero 6? Allora, l'abbonamento parte dal numero 5, però chi ha già comprato il numero 5 può tranquillamente farlo partire dal numero 6. Ho capito, quindi fa una richiesta diretta via email. Esatto, praticamente l'abbonamento parte dal numero 5, però siccome c'è molta gente che ha già ordinato il numero oppure l'ha comprato a Modena, l'abbonamento si può far partire da qualunque numero. E ovviamente tutti gli abbonati con il numero 6 riceveranno anche il gioco sulla battaglia di Lodi in regalo. Certo, ho visto la pubblicità. La seconda domanda invece, dice sempre Marco Mengoli: il mio numero preferito è stato il secondo, che era praticamente un monografico sul Napoleonico. Non ne rifaranno più così? Guarda, il allora, monografico diciamo che purtroppo ha subito anche diverse critiche, nel senso che è piaciuto a, credo, coloro che fossero interessati al Napoleonico, ma c'è molta gente che mi ha detto: guarda, però io non sono molto interessato al Napoleonico, magari mi piacerebbe avere più argomenti. Allora è sempre difficile mettere d'accordo tutti. Diciamo che tendenzialmente noi cerchiamo sempre di avere due o tre articoli, scusami, che hanno attinenza con il gioco, però è difficile che faremo di nuovo numeri così monografici, penso, in futuro. Ho capito, ma personalmente ti posso dire che il contenitore è preferibile, in quanto può, diciamo, includere più argomenti e più interessi, e chiaramente aumenta il parco lettori, in quanto se uno vede magari il monografico ci si dimentica di altri interessi e magari chiaramente dal punto di vista del business non è molto indicato. E quindi secondo il mio modesto parere, va bene il contenitore con un'ampia gamma di scelte. Mi chiedeva un altro ascoltatore, ma già so la risposta, ma i primi quattro numeri sono esauriti. Mi pare che il quarto sia ancora disponibile. Prevedete di stampare gli altri tre? Ristamparli? Allora, stiamo pensando, però è proprio pensando, non abbiamo ancora iniziato, non siamo ancora seduti al tavolino per vedere se è fattibile magari di ristampare l'uno, perché abbiamo ricevuto molte richieste, anche se,
personalmente ritengo che dal punto di vista generale sia quello riuscito peggio, perché ovviamente il primo poi fai tesoro di tutte le esperienze e migliori. Il 2 sicuramente non lo ristamperemo per ora. Quindi il 2 già vale 100 euro il 2, diciamo. Possiamo dire che ha un valore di 100 euro sul mercato del collezionismo. Secondo me il mercato è folle e una rivista non... Cioè, vabbè, comunque... io non pagherei mai 100 euro per il numero di Parabellum. Ci sono. Te lo posso assicurare. E comunque, invece il 3 abbiamo ancora una piccolissima scorta che abbiamo recuperato, però siccome si tratta proprio di una decina di copie, poco più, non abbiamo rimesso sul sito la possibilità di comprarli perché non ne valeva la pena. L'abbiamo portati a Modena e magari probabilmente li porteremo a qualche altra fiera. Ci sarà il San Marino, Pier Gennaro? Io temo di non esserci, ma ci sarà Aces che avrà il Parabellum. Ah, quindi me. Magari qualche numero 3 per gli appassionati. Sì, guarda, perfetto. I pochi numeri 3 rimasti credo che li troveranno nello stand Aces. Bene, ecco, quindi Pier Gennaro ha detto in diretta che qualche numero di Parabellum sarà disponibile a San Marino. Mi chiede un altro appassionato, posso chiedere se sono previsti? Dimmi. Non li abbiamo finiti a Modena, non lo so, ma non credo, perché tutti quelli che avevamo li abbiamo portati a Modena, credo che ce ne sia ancora qualcuno. Domanda, adesso ci stavo pensando, ma avete venduto tutti i Parabellum numero 5 a Modena? Allora, noi ne abbiamo portati, ma non li abbiamo portati tutti naturalmente. Ne abbiamo portati una certa quantità che era la stessa che avevamo portato del numero precedente, e nel numero precedente ne avevamo riportati indietro una quindicina, e quindi noi abbiamo pensato che più o meno il numero di acquirenti fosse quello, e invece abbiamo sbagliato, tant'è vero che domenica mattina abbiamo già finito i Parabellum. Accidenti! Quanti ne avete portati, per Gennà? Stupidamente ne abbiamo portati solo 60 copie. Beh, già sono tante 60 copie, probabilmente dovete salire a 100, perché 60 copie per il nostro mercato, che in ogni caso non è così grande, però 60 copie di una rivista di un certo hobby sono tante, quindi salire a 100 sarebbe veramente il record per quanto riguarda... L'anno prossimo ne porteremo di più, quindi questo vuol dire quasi sicuramente che ne venderemo di meno, perché di solito funziona così. Sì, chiaramente, perché poi alla fine è chiaro, funziona così, sì. Stanley Noia aveva un'altra domanda per te, voleva sapere se sono previste anche giochi in solitario di Parabellum. Allora, se me li propongono, sì. Io non, personalmente non sono amante dei giochi solitari e quindi non ho grande esperienza nel settore. Se qualcuno ci propone qualche gioco in solitario che sembra valido, lo pubblichiamo volentieri. Sì, voi siete sempre una rivista aperta a tutte le proposte, quindi come al solito invito sempre gli appassionati che vogliono, magari hanno un articolo, hanno un'idea, di contattare Pier Gennaro e tutti i suoi collaboratori, perché magari può venire una grande idea fuori. Siamo sempre una sorta di nel campo dell'artigiano e delle proposte individuali, quindi ben vengano le proposte. Dunque ragazzi, postate, chiedete a Pier Gennaro se c'è qualcuno che ha un suo sogno nel cassetto, inviate il vostro sogno nel cassetto a Pier Gennaro. Pier Gennaro, adesso arriviamo al gioco che non ho ancora piazzato. Ho visto piazzato questo fine settimana a Modena, ho avuto modo di apprezzare la mappa e anche i counter, anche se poi chiaramente io devo essere un pochino crudele, poi cercherò di analizzarli in maniera critica e fare qualche critica, scusate il gioco di parole, ma parlami di questo gioco. Ho visto le regole, sono molto chiare, mi pare un giochino che poteva essere anche più introduttivo, ma parlaci di questo gioco, la tua idea e allora, diciamo il percorso che hai seguito. Allora, per prima cosa, l'argomento che non era mai stato trattato, perché l'offensiva russa contro sovietica contro la lotta armata italiana, non esiste un gioco sull'argomento. No, viene solo sfiorata da Stalingrad's Pocket della Gamers, ma in realtà sì, no. Non c'è quella parte di fronte. No, anche se giochi l'OCS, cioè, puoi simularla tu, ma all'interno dell'oceano è molto più grande. Sì, non c'è un gioco dedicato.
che io sappia, e poi magari ogni tanto si scopre in posti assurdi giochi di cui non ero a conoscenza. E niente, l'idea appunto era quella, e siccome è una l'operazione Piccolo Saturno è un'operazione molto complicata, ho dovuto, ad un regolamento di base abbastanza lineare, ho dovuto inserire molte regole particolari che fanno sì che, come hai detto tu, non è un gioco proprio introduttivo. No, ho visto i punti di spinta che magari a un neofita possono risultare indigesti, e anche le condizioni di vittoria forse sono è simulativo, sono abbastanza strutturate, quindi magari non indichiamolo per i neofiti, però per il resto è un wargame tradizionale, nulla di particolare. Calcola anche che c'è il fatto che a seconda di chi ha l'iniziativa cambia la sequenza di gioco. Sì, vero, sì. Anche quello cambia poco, non è che ci siano grandissime rivoluzioni, però comunque anche questo, e che poi ogni turno può avere, ogni turno ha l'iniziativa, l'asse, ma il russo può prenderla consumando i famosi punti spinta di cui avevi parlato tu prima. Sì, che risalta subito all'occhio come regola particolare. Quindi diciamo, che cosa sono questi punti di spinta? Perché non è una regola che trovi in altri sistemi. Allora, tendenzialmente i punti spinta il russo li ottiene occupando un certo numero di città, anche se città sono parole grosse per villaggi, diciamo. E praticamente rappresentano la capacità di offensiva del sovietico, che deve per forza occupare queste posizioni, altrimenti non riceve supporto logistico dalla Stavka, che se vede che l'offensiva si è arenata la interrompe. Sì, sì. Quindi simula il fatto che il sovietico, indipendentemente dai suoi obiettivi, deve comunque continuare la spinta contro le unità dell'asse, e non può fermarsi. Se si ferma non è più in grado di riprendere l'offensiva. Ho capito. Sì, che poi c'è anche questo parte, rientra anche nelle condizioni di vittoria, che devi scriverti gli obiettivi dal punto di vista sovietico e poi effettivamente verificare se li hai raggiunti. Sì, esatto, il sovietico ha quattro possibili obiettivi e ne sceglie da 2 a 4 all'inizio della partita, segreti. L'asse non ha idea di quali siano gli obiettivi del sovietico, e poi ottiene o perde i punti vittoria solo in base agli obiettivi scelti. Sì. E questo l'asse lo scopre all'ultimo turno, in realtà di solito se ne accorge prima vedendo come gioca il sovietico, però in teoria fino all'ultimo turno non ha idea di quali siano gli obiettivi del sovietico, e mentre il sovietico non può cambiare il piano, perché il piano è stato stabilito dall'alto comando sovietico e non può essere cambiato durante l'offensiva. Consideriamo anche che è un gioco molto veloce, perché dura 6 turni. Sì, è abbastanza. Sì, non è che c'era tanto da simulare in una battaglia che praticamente poi ha visto la fuga dell'ottavo corpo italiano. Sì. E senti una cosa. Comunque, abbiamo apprezzato la mappa, però della mappa voglio fare una critica. Perché non mettete i numeri? Scusami? Perché non mettete i numeri sugli esagoni? Non li ho messi perché non servono, secondo me. Cioè, nel senso, i numeri sugli esagoni di solito li mettiamo perché servono per il setup. E infatti è la prima cosa, che servono per il setup. Proprio io lo vedo sempre per favorire coloro che si approcciano al gioco, al di là che sia questo non per neofiti. Quindi, per quanto mi riguarda, questa dei numeri è una mancanza. Sì, tu hai detto poi non servono, chiaro, poi non servono perché nell'economia del gioco non mi servono i numeri, però secondo me dovete metterli proprio per avere un setup più, diciamo, lineare e più immediato. Ma io personalmente sono dell'idea, a me piacciono le mappe il più pulite possibile, quindi tutto quello che posso evitare di mettere cerco di non metterlo. E quindi stavolta ho pensato che niente numeri, rendo la mappa più chiara, senza, cioè, insomma, priva di elementi che potrebbero magari confondere. No, va bene, è una scelta grafica, ci mancherebbe altro. Senti, un'altra critica la faccio, ma non è una critica, che non è mica colpa vostra, ma i counter che ho davanti non sono stampati. A me vanno bene, però qualche purista direbbe, beh, non sono proprio centrati, ma è una, insomma, un'anomalia che ho io con la mia rivista, oppure è successo nella fase di stampa?
Guarda, allora, tutte e due, nel senso ti spiego, io ne ho due copie, sì? Tengo sempre due copie di ogni rivista, una in tonsa, diciamo così, da collezione, e una scounterata per giocare, quella che ho portato a Modena. Io ho una copia lievemente fallata, diciamo così, e l'altra perfetta. Quindi cioè, temo che ci siano un po' di pedine che si sono lievemente sfalsate. E un paio di fogli di pedine a Modena, però su 60, li abbiamo trovati proprio che erano stati costellati male. Infatti, allora, niente, non è niente di particolare grave. Io ho davanti la mia copia, quindi non hanno nessuna, non inficiano sicuramente il gioco. Però, come al solito, io ne conosco diverse di appassionati che guardano a questa sorta di precisione. E quindi, purtroppo, io noto sempre in diverse case italiane che i marker, i counter e i marker non sono mai a livello di... Ecco, adesso per esempio io Parabellum la metto in contrapposizione con Vevictis e al momento le pedine di Vevictis sono ben stampate. E quindi chiaramente, dato che avete lo stesso target anche dal punto di vista del prezzo, adesso non ricordo precisamente il prezzo di Vevictis, ma costa più o meno quindi è una sorta di amichevole contrapposizione. Io penso che per essere, e lo auspico, una rivista italiana di qualità che rappresenti tutto il nostro hobby, probabilmente bisogna migliorare dal punto di vista qualitativo, soprattutto dei marker, perché la mappa, come ho detto, è molto bella, i colori sono ben scelti. E i soliti colori pastello che non danno fastidio alla vista, e forse per rendere leggibili bisognerebbe fare i numeri dei counter più piccoli, però è chiaro, adesso io sto facendo proprio un'analisi molto dettagliata sulla qualità, non possiamo chiedere il gioco migliore a una rivista di 18 euro, però magari i marker un pochino più curati, sì, questo sì, e speriamo nel futuro, chiaramente, anche se comunque... Il primo numero, io ricordo, i primi due numeri, i counter erano molto ben fatti, se ben mi ricordo, eh? Guarda, in realtà li abbiamo sempre fatti tutti, cioè li ha fatti tutti la stessa tipografia, lo stesso stampatore. Sì. Quindi, non so, cioè, purtroppo ti ho detto anch'io questo, uno delle due copie che ho li ha lievemente non centrati, però è una cosa... tante volte ci gioco senza problemi, non è che... Infatti non inficia assolutamente. Comunque, senti, dimmi Piergiorgio. Abbiamo sempre molte più pedine del numero di copie che produciamo, quindi chiunque ha Bene. Problemi col countership basta che ci scrive e gliene mandiamo un altro. Ottimo servizio problema. Clienti. Ragazzi, ecco, Piergiorgio ha ribadito che avete un problema con i counter, contattateli che provvederanno a darvi una nuova copia. Di solito li guardiamo anche quelli, infatti quelli più evidenti li abbiamo già scartati, però sai, non puoi guardare ogni... No, beh, è chiaro, con un... quante ne producete di copie per ogni numero? Quanto ne avete deciso di... 400, no? Bassa, perché siamo, per i soliti motivi, noi abbiamo tirato 400 copie di questo numero. 400 copie? Beh, è il solito numero, perché anche il primo numero, mi avevi detto sempre, questo era 400 copie più o meno, corretto? Sì, questo credo che abbiamo stampato forse qualcosa in più, ma siamo più o meno, il numero è sempre lo stesso, sì. Saluto Gaetano che ci abbandona. Ultima domanda per te, Pier Gennaro, e poi ti lascio. Mi chiedevano, Max mi chiedeva, quale numero della rivista ritieni sia venuto meglio, sia come recensione che come gioco? Allora, è una domanda molto difficile. A tuo giudizio, allora, è chiaro che ognuno di noi poi ha delle idee personali che possono essere poi confutate, però a tuo giudizio, diciamo così, in diretta. Allora, su come rivista, come nome, come articoli, bella domanda, non... Allora, ci sono, il problema è questo, ci sono molti articoli che mi sono piaciuti, però sparsi sui vari numeri. Non, per quanto riguarda invece il gioco, secondo me, io ho curato lo sviluppo di tutti, quindi non lo so, secondo me dipende molto da che cosa ti interessa, perché secondo me il sistema del primo numero è molto, riconosce benissimo la Prima Guerra Mondiale. Il doppio effetto fanteria-artiglieria delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Quest'ultimo numero
con l'Armir ci sono molto affezionato per ovvi motivi. Beh, è chiaro. E poi se piace l'antico, se uno è più orientato verso l'antico, decisamente il numero da scegliere è il 4, cioè quindi... Il 4, sì, che comprendeva addirittura due giochi del francese, esatto. BI. E un'altra domanda mi viene da un ascoltatore che mi chiede: ma se qualcuno ha una proposta di gioco, deve presentarlo completo? Map, counter e diciamo tutto quanto allegato? Sì, ma basta. Allora, in realtà mappa e counter basta proprio una cosa. Tanto poi lo facciamo fare al nostro grafico, non ci serve la versione da pubblicazione. Ci basta anche in bianco e nero e le pedine con una X sopra, non è un problema. Bene, bene, cioè l'importante è che sia un progetto completo dal punto però di vista tutto, esatto. Sì, per della tutto, presentazione. La grafica è assolutamente ininfluente, può essere proprio fatta anche a penna, non, perché poi, ribadisco, poi ci pensa il nostro grafico a fare la versione da pubblicazione. Bene, senti, ho visto che avete già i giochi in scaletta per i prossimi numeri, sì. Quindi sono quelli definitivi o probabilmente cambierete la produzione? No, allora, questi giochi, se non succede niente, li pubblicheremo, l'ordine non è ancora deciso. Ah, l'ordine non è ancora deciso. Sviluppo, e non escludo che nel frattempo entrino altri giochi nella scaletta. Sì. Cioè non è detto che magari entra un gioco che ci piace, che è già a un livello avanzato, magari passa davanti uno di questi che è più indietro. Non... Diciamo che questa è un'idea della serie. Chi si vuole fare l'abbonamento deve avere un po' un'idea di che. Metti che per esempio c'è Goito e tra due, tre, qualche numero dopo c'è Volturno. Uno che magari non della risorgimento ogni può fregare di meno, dice non mi faccio l'abbonamento e rischio di prendermi due numeri su quattro. Di un argomento di cui non mi interessa niente, per quello li ho messi. Ho capito. Per dare un'idea generale. Per quanto è prevista l'uscita del sesto numero? Guarda, l'idea è di farlo uscire a settembre per Valdagno. Uh-huh. Sempre se si farà Valdagno, perché mi dicevano che hanno problemi con la sala dove si... Sì, ne ho sentito. Noi purtroppo non potremo esserci a Valdagno, ma invito tutti. L'anno scorso è stata la nostra prima volta a Valdagno ed è stata una bellissima esperienza. Sarebbe un peccato, speriamo che risolvano il problema. Male che vada, se non usciamo a Valdagno, magari usciamo per Piana delle Orme. Senti, verrai a Piana, Devi? Non lo so, però qualcuno penso che verrà sicuramente. Ci speriamo. Cominceremo a parlare di Piana delle Orme dopo San Marino. Pier Gennaro, sì, ti ringrazio della tua disponibilità, sei stato veramente gentile. Pier Gennaro, ragazzi, è una persona umile, riservata, ma è anche sempre da considerare un grande il nostro wargame, in quanto è da decenni che parla di wargaming e della nostra, cioè, è del nostro amato hobby. Quindi ringrazio ovviamente Pier Gennaro per essere stato in trasmissione e Pier Gennaro, spero di rivederti presto. Alla prossima e un abbraccio. Ciao Pier, ciao. Bene ragazzi, Pier Gennaro ci ha lasciato, molto gentile nella descrizione, c'era molto da parlare ancora di Armir, dico che piazzerò il gioco e dopo aver finito le mie puntate su Pazzo Glory che mi stanno veramente togliendo tanto tempo, presumo che sarà una delle prime recensioni, piazzerò il gioco e lo analizzerò, ma già ho visto che il regolamento funziona, ci sono delle cose particolari e non è proprio per neofiti. 35 minuti di trasmissione, sono tanti. Saluto tutti gli intervenuti, da Max, Marco ci ha lasciato, ciao Marco, Marco Campari, è vero, i counters del quarto numero erano ben fatti, è vero, infatti mi chiedevo questa sorta di differenze che ci sono. Ciao Gaetano che ci lascia. E Giuseppe non ho dato i tuoi complimenti a Pier Gennaro, ma potrete darli via Facebook. E Roberto Resca, leggo adesso, scusa Roberto, c'erano tanti messaggi. Gioco tipo Twilight Struggle ambientato all'epoca delle signorie italiane. Roberto, proponi, disegna il gioco e Pier Gennaro lo prenderà, la nostra rivista Parabellum lo prenderà in considerazione. Ciao Stefano, Stefano Fontana, appassionato dei giochi SPI, che dava i complimenti a Pier Gennaro per la rivista. Avrò modo di giocare con Stefano mercoledì prossimo a un gioco dell'SPI, Napoleon at Leipzig, un gioco diciamo glorioso della vecchia SPI. E ha risposto Pier Gennaro riguardo i giochi in solitario, basta che
vengono proposti. Ragazzi, saluto tutti. Grazie per essere intervenuto. A domani annuncerò l'ospite, presumo domani mattina o al massimo stasera. Ho, diciamo, diverse richieste, ho fatto diverse offerte di presenza, quindi ancora devo decidere. In ogni caso, ciao a tutti, via con la sigla e a domani.